Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, considerando un po' come è andato l'ultimo video reaction, quello ad AntoShow, vi porto la reaction a un video dove si scoprirà la verità su Mangaka e le sue fantomatiche top di Yu-Gi-Oh! Io ancora sono curiosissimo. Non ho ancora visto niente, Michele ci seguirà come sempre e vediamo effettivamente se le top sono vere o meno. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Quindi, se volete un piccolo sconto e supportarmi, trovate il mio referral link qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il link del mio Instagram qua sotto in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante, se ne può parlare. Detto questo, andiamo al video. Allora, sono 5 minuti, quindi sarà anche una roba abbastanza corta, eh? Però secondo me si possono fare delle grandi riflessioni in merito. Allora, prima di partire, sì, c'è qualcosa che devo sapere, perché non so se sono tanto in linea con la lore. Io Mangaka lo seguivo parecchio su YouTube, quando parlava di fumetti. Poi l'ho perso un po' quando è partito su Twitch. Tanti anni fa, quando lui aveva ancora i capelli, sì, sì, fantastico, iniziò a fare dei video di Yugi sulle carte censurate e raccontò di aver fatto top, dopo lo vedremo, alla Summer Cup, mi sembra, in Ancona. E noi siamo frequenti. La nostra Summer Cup. Sì, perché lui è della zona, ovviamente non diremo dove abitava, però è della zona. Quindi nel pratico qualcosa cozza, perché anche noi siamo stati frequentatori di quel luogo. E Mangaka 96 non l'abbiamo mai visto. Non so te, però io è da quando faccio la prima superiore che ci vado molto spesso. Adesso ultimamente di meno, però sì, dovevo averlo beccato Mangaka. E noi non l'abbiamo mai visto. Ok. E qui vedo già, anche se conciati male, vedo qualche faccia conosciuta. Sì, invece io ho sentito qualche voce, perché è già partito il video, e mi sembra di conoscerle, però non facciamo congetture, forse mi sbaglio. Soprattutto quello in piedi. Mangaka 96. Luca Molinaro. Sei una falsa. Oggi vi mostreremo cosa è veramente, anzi chi è veramente il vostro mito. Premetto che io ho una enorme stima per Mangaka, lo seguivo su YouTube, lo seguo a volte su Twitch ed ha proprio una bella fidanzata, bisogna ammetterlo. Ho comprato il suo manga, tra l'altro. Davvero? Per supportarlo. L'avevo fatto semplicemente per supportarlo, per essere uscito. Com'è il manga? No, allora, devo essere sincero, l'hanno spanato tutti e quindi io non l'ho letto. L'ho preso lì giusto come supporto finanziario e morale. Oh, ci però sta. Non voglio dare giudizi perché non l'ho letto. Ok, dicevo, diventasse famoso, sale di prezzo perché la prima stampa, comunque, che ne no, sai? No, giusto. È carino. Ti dico, ma ha fatto passare qualche bei minuti Mangaka, alla fine ti dico, c'è stato un periodo che lo seguivo parecchio, è simpatico, c'è quella testolina pelata bella. Oh, io ho leccato delle pelate, mi manca la sua effettivamente, forse più avanti, in futuro. Non so che piega prende sto video, ma mi sa che se lo pubblichi diventerà molto improbabile. Vediamo, io oramai non so più che direzione sto dando al canale, quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa. Ecco il video incriminato. Io ho iniziato a avere dei dubbi su Mangaka quando iniziò a fare video su Yugi, perché all'epoca li facevo pure io e quindi mi sentivo minacciato. Devo dire che me li sono persi quelli su Yugi, per fortuna, cioè non sapevo di questo. Cioè ho visto ultimamente qualche roba tipo, ma su quelli strani, cos'è che fa adesso lui, tipo... Ah, le opening. Le Link, Master Duel. Le opening sponsorizzate che io posso aver avuto qualche infarto quando ho aperto Magnificent Mavens, in quanto lui cercava le magnifiche esperte, ma non c'è nessuna magnifica esperta all'interno del set. Ci stanno delle waifu. Ok, le magnifiche esperte, è tutto dire. Dai. 10 carte più costose di Yu-Gi-Oh! Come sapete sono un grande fan di Yu-Gi-Oh! E anche un giocatore appassionato. Infatti sono fiero di aver vinto 2 trofei estate nel 2010 e nel 2011, nel capoluogo della mia provincia. Capoluogo della sua provincia? Sì, sì. Lui abita nelle Marche. E il capoluogo della provincia, confermo che è Ancona. Su questo non possiamo recriminare. Ultimamente non è cambiato e quindi siamo sicuri che è Ancona. Avete sentito? Vincitore del trofeo state. Ma sarà vero? C'è sto spoiler qui sotto con scritto falso. Mi toglie like. Guardate con i vostri occhi. Forum Planet Yu-Gi-Oh. Quanti ricordi Yu-Gi-Oh Planet, mamma mia. Qua vedo un certo Francesco Corallini, non so se te lo ricordi. A voglia se me lo ricordo. Ma anche lui era pelato. Ma ancora più
cioè i feels quando leggi Frognarch come mazzo, mamma mia. Ma vediamo dove vogliono andare a parare, perché comunque secondo me può essere che mangaka è secondo. Sì. Top 8 decklist Summer Cup Ancona anno 2010. Ci sarà Luca Molinaro? Tocca scriverlo nei commenti. Secondo me sì. L'avete fatto? Sì. Controlliamo insieme. Corallini Francesco con il deck Frognarch. Prego, scendi. Secondo Prego, posto. Scendi. Oh, può essere secondo? Emanuele Follenti. Zero Genex. Mamma mia. Ancora niente, strano. Mm. Terzo posto. Epion con Perfect Era. Nulla. Stranissimo. Mm. Non lo conosco questa. Puzza. Quarto posto. Pavone, sì. Io questo me lo ricordo. Lui aveva un altro Frog Monarch. Il torneo. Pavone Leonardo. Sì. Frognarch. Tutto questo potrebbe sembrare strano all'apparenza. Il nostro Luca Molinaro dicesse la realtà. Secondo me si sono sbagliati su Yu-Gi-Oh! Planet. Secondo me ce l'avevano con mangaka. Hanno detto no, un influencer che comunque vince un regionale di Yu-Gi non si può vedere. E quindi non ce l'hanno messo. Sicuro. È proprio così che è andata. Il torneo ha contato 41 partecipanti. Vengono qui riportate le decklist dei primi 4 giocatori al termine dei turni di Svizzera. Luca Molinaro non ha mai vinto questo torneo e probabilmente non avrà neanche partecipato adesso. Ma allora avrà detto completamente falsità? Oppure avrà ottenuto realmente i risultati che tanto ha vantato nel suo video? Cerchiamo insieme Luca Molinaro. Secondo me qualcosa esce. Su. Qualche result. Luca Molinaro, mangaka 96. No. Geno, Luca Molinaro in prestito al Vis Pesaro. Non si è messoci niente, restringiamo i campi. No. Scriviamo ancora no. Nulla. Scriviamo Summer Cup. Proviamo. Di nuovo? Summer Cup ancora. Summer Cup. Di niente. Luca Molinaro non è in nessun link. Non è sul web. Luca Molinaro in realtà non esiste. Ce lo siamo immaginati tutti. È tipo il Molise. Probabilmente. Non è quello che dici di essere. Niente di niente. Cioè, vedo queste carte enormi, inutili. Ce le ho pure io. Adesso le tiro fuori. Sì, io ce l'avevo la Priestess gigante. Ok, stanno dentro una cosa sotto tante carte. Non le tirerò fuori allora. Me le davano pure a me. Ne hai qualcuna da far vedere? Hai la foto da girare? No, dietro no, di sicuro. Ok. Però c'ho la Priestess. Quello sicuro. Allora, io tra queste dovrei avere la Priestess, poi l'Odino e basta. Ah, forse Shen pure. Shen non so se me l'ha mai dato, Giorgio. Oltre a queste ho anche partecipato alla Shonen Jump Competition. Shonen Jump Competition, ha detto, eh? Azz. Qua la situazione si fa ancora più interessante. Aspetta, ma ha partecipato, non ha vinto, eh? Attenzione. Proviamo a cercare con Luca Molinaro. Sempre i soliti link. Nulla di nulla. Strano. Dove eravamo? Più di 1000 giocatori che parlavano in 30 lingue diverse. Una cosa davvero stupenda, che mi ricorderò per sempre. Ed è per questo che oggi andrò a farvi scoprire... Incredibile. In 15 secondi di video, Luca Molinaro ha detto 3 stronzate. No, poverino! Siete davvero sicuri che questo uomo si chiami Luca Molinaro a questo punto? Qua dicono che forse non si chiama neanche Luca Molinaro. Parole dure di... Di un uomo incappucciato. In modo davvero strano. Io non so più che pensare. Grazie a Dio non sapevo di aver visto quel video. Cioè, non sapevo che avesse fatto sto video. Ma dai, cioè... Al di là di ogni credibilità. Guarda, io per farmi un'idea più seria andrei a guardare un pezzetto del video dell'opening di Magnificent Maven. Tanto per capire vai, un po'. Non ho visto niente. Probabilmente io con questa serie di video mi inimicherò tante persone. No, ciao. Dai, alla fine mangaka è un fratello. Mangaka sempre un fratello. Metti like. Ma mi sa che c'è già. No, non c'è. Metti subito il like. Assolutamente fatto. Ciao a tutti. Vediamo e benvenuti in questo nuovo unboxing in anteprima. Oggi è il turno delle magnifiche esperte. So che alcuni di voi già le conoscono, ma qua dentro questo... Sì, ma ha dei baffi incredibili. Ma ne vogliamo parlare dei suoi baffi? Io ho provato a farmeli crescere così, non ce l'ho fatta. A un certo punto l'ho tagliati. Non so quanto ci ha messo. Comunque guarda quanti prodotti di Yugi ha dietro. È come camera mia, ma con più manga. Decisamente più manga. Omega boxone c'è davvero di tutto, quindi andiamo subito ad aprire. È enorme, non entra nemmeno nell'inquadratura, tra l'altro. Mossato il cappuccio dell'oscurità. Vediamo se il cuore delle carte oggi sarà con noi. Me cringe un botto. Troviamo le bustine protettive. Sono in totale 70 bustine con 6 artwork diversi. E poi okay, abbiamo... Mangaka, ma chi è quella? Dai, diccelo. Dillo che è Engage. Davvero la spotente. L'abbiamo già trovato un po' di volte in passato, ma non fa mai male. Richiamo oscuro. Bururu e essenza antimagia. Incredibile carta. Edizione. Non so se sono cringiato
o preoccupato. Incredibile carta. Vabbè, almeno non ha skippato carte di notevole valore. È veramente incredibile. Cosa importante. Pendulum, destino esplosivo, area di non fusione, villaggio segreto, sapiente Kepler. Pendulum assurdo, ma so che qua dentro c'è molto di meglio. Assurdo. Di non ci deluderà. Andiamo. Ecco, veramente. Spadania di zero. Sì, quella qualsiasi meta, eh. Pendulum DD assoluto. Mudo all'oracolo spada, Dracobeck, bellissimo, maledizione del vampiro. Molto bene, queste sono le è carte. È quella la più forte. E scontro Golden. Aspetta, assurdo. Tu ascolta questa frase, ha detto queste le carte che vogliamo vedere. Stampatelo in testa, che fra un po' sbusterà un'altra carta. Assurda trappola, l'irremovibile sigillo, altre bustine, ma non un nuovo artwork. Cuore delle carte, non abbandonarmi ora. Le magnifiche esperte, fantasma incontra ragazza, una saga, Shiranui, il magistrale. Molto lungo con questo nome. Bello, segna saltatrice, il cielo asso. Torno sciocco, eccoci qui, Ahiate. Lei abbiamo già trovata in passato, molto bellina. E un eroe, sopravvive. Sempre bisogna credere nel cuore delle carte. Numero 93, Kaiser, utopia. E Samut Ultra non è neanche troppo complesso a completare come serie. Caro il mio Luca Molinaro, ma in che universo si collezionano le carte nel gioco di Yu-Gi-Oh? Non vorrei dire, però penso l'unica cosa che la gente ha mai collezionato in Yugi è il vintage. Completare un set come mamma è controproducente sotto tutti i punti di vista, perché le carte sono pure brutte. Però aspetta, a 30 anni magari. Sì, tra 30 anni siamo tutti morti per effetto serra. In permanenza infinita, io non lo so. Cioè, meglio di così, nel senso non poteva succedere. Eccola. Ok. Ok, ha riconosciuto una carta forte. Bravo Mangaka. Okay, non mi stai deludendo. E per concludere, il buon vecchio Mezuki. Mezuki, bellissimo. Mezuki. Signor Luca Molinaro, si chiama Mezuki. Se tu provi a dire Mezuki è un giocatore di Yugi, ti lanciano il tavolo in fronte. Per forza. Oh, Agido, all'uscita di Mama, carta più forte del set, costava 35 euro. La valiera di Dio, sì. Ok, vediamo la sua reazione nello sbustare Agido. Rimontare il mio antico deck Naturia, però in chiave moderna, ovviamente. Sempre for fun. L'ha skippata e esisteva Naturia e Shizu. Signor Luca Molinaro, ma cosa mi combina? Il supporto più forte per Naturia. E vabbè, è andato. Se vuole ripetizioni in Yugi gliele do io, subito. Le passo il mio numero. Allora sono una botte di ferro. L'ospedale che aiuta la chiesa. Ma se è la chiesa che aiuta l'ospedale. Gli faccio fare delle collaborazioni con Konami ancora più incredibili. Dopo andremo a vedere l'ultima che ha fatto oggi e vediamo cosa ne pensa. Sì, no. Ogni tanto gli prende così. Oh, bella sta carta. E poi skippa tutto quello che è di valore. Sapiente Keplero, per concludere, in bellezza, ovviamente. Pendolo più forte del formato di Yugi, ovviamente. Di zero, Keplero. È strano, tra tutte ultra non c'è quel oddio. Come no? Un ultra. Oh, oddio, c'è Agido, cazzo. E invece no. Lei è una topa incredibile, con le calze a rete nere. Dai, parliamone. Capelli bianchi, occhi azzurri. Gappa è morta, è uno zombie. Esiste anche la necrofilia. Ecco, bellissime. Bellissime. I Mayakashi, che carte incredibili. Solo Secret sono belli. Perfetto, no, Mayakashi come mazzo è bellissimo perché è tutto realizzato. In generale è tanto. E ciò puoi avere tutto un foglio. Sì, ma se lo monti ultra, uno sei povero e basta, non sei nessuno. L'unica cosa che salva questo mazzo è la carta più incredibile del mondo, giusto? Quella è la carta più forte del gioco, non so. Di bello. Hanno tutti il loro perché, ma questo qua è... spero di trovare un altro nel box dopo. Aspetta, voglio far vedere alle nostre persone che ci seguono da casa cosa c'ho. Lo c'hai? Lo vedi le persone da casa o lo vedo io? Ho fatto la gag dove lanciavo 15 pacchi di fodere di mamma. In piccolino dietro qua si vede. Che è cascata la parrucca. Sono molto. Sì, anche il naso rosso sta lì a fianco, guarda. Andiamo avanti con i nostri pacchettini. Fantastico. Ma quanto sono belle! Incredibili! Ora, voi non ci crederete. Spolverino delle arpie. Oh mio Dio. No. Signor Mangaka. No. E lei mi skipa Agido? L'ha sbustato. Ma questa qui era la carta che più volevo. Questo cappuccio sono veramente 50 centesimi più belli della mia vita. Signor Mangaka, se le basta questo facciamo, perché non possiamo tornare indietro. Ma la prossima volta lei mi dà tutte le collector che sbusta, perché so di una certa collector che ha sbustato nel set nuovo, e io le do tutti gli spolverini che vuole. Non si preoccupi, se vuole le do anche ai Jackie. No, guarda, lo spolverino secret le do. Addirittura? Sì. Ma collo questa cosa, Non è da tutti. Distruggi tutte le magie trappole controllate dall'avversario. Tutte. E non esiste
Lightning Storm è solo una fantasia dei giocatori. Carta assurda, va subito slivata. Un euro di carta, skippata quella da 35. Bellissima. Andiamo avanti. Molto bene. Saltrice del cielo, sparare una propizia, ingaggiare. E eccoci qua, l'altra trappola. Spolverino. Mamma mia, che bella carta. Interessante anche questo artwork. Ah, mamma mia, nuovo. Zeke, prigione del drago di ghiaccio, Doom Dodger, il duca. E ritorno sciocco. Molto cosa mi pare. Cyber Heavy System. Questo è un cyber drago fondamentale. Specchio in prigione ombra. Me l'hai schippata da così. No, aspetta, non l'ho vista neanche io. Per uscita. Sì. Mamma. Dov'è che l'ha schippata? È la prima di sto pacchetto che c'è in mano. Ah. Secondo la mi pare. Così niente fosse. Interessante anche questo artwork nuovo. Zeke, prigione del drago di ghiaccio, Doom Dodger, il duca. E ritorno sciocco. Molto cosa mi pare. Ah, sì. Scontro da pari. Ha fatto talmente veloce che non l'ho neanche vista. E moglie stava 6 euro all'epoca e lo skippiamo. Agido stava 35 e lo skippiamo. Evelyn che stava 15 la skippiamo. Adesso aspetto solo TTT. Dai, signor Mangaka, mi tiri fuori TTT. Ancora vedova. Oh! Anche l'ancora vedova stava 3 euro. E si è... Oh, regnando l'anima Changing. Mostruosa davvero questa carta. Bellissima. E signor Mangaka, dove si gioca? Me lo dica. In quante copie is Warzol? No, sì, mi odia. So sicuro che Mangaka mi odierà a causa di questo video. Però io lo stimo un sacco. E siamo arrivati. No, dai, mio padre Mangaka, lui è buono. Ragazzi, non è fatto per odiare le persone. Ragazzi, se questo video arriva a 600 mi piace, riusciremo a trovare un modo per fare il video con Mangaka. Oh, a ripellere la top. Oh, baby! Gloriosa! Baby! California! Nero soldato del caos! Scaricata la fotocamera. Cos'è quel cestino con le mani? Eccolo. È talmente potente che la carta è diventata bianca. È diventato un sincro. A quanto stava quello che è appena uscito? 90 centesimi? No, o forse allora, un euro ci arrivava? No, mi sta sotto i 3 euro, non è mai andato. Quindi okay. Adesso cambio batteria. Ma l'ho comprato pure io. Ed eccoci tornati. Ecco qui, glorioso. Ci sta l'emozione. Non si è visto il momento in cui l'ho aperto. Ma comunque, tutto il suo prestigio e la sua bellezza. Lo faccio vedere per bene da vicino. Perché ma Mangaka è un nostalgico. Eccoci. Ci piacciono le carte vecchie. Oh, anche caldo, 6 euro di carta. Oh, questo l'ha apprezzato, però. L'ha apprezzata, no, anima, assolutamente no. Il regnante sinistro, anche lui mostruoso carta. Tecnica incredibile. Mancano solo 3 pacchetti. Callback, assaltatore. Oh, ma che cazzo di culo ci ha avuto? Zio, hai sbussato pure Callback. Schippato era schippato così. Dai 20 ai 30 euro. E niente, schippato. Fa schifo. Secondo me si è perso proprio nel suo studio del gioco, perché ci sa che ogni tanto ti scappa che quel post di Konami non lo leggi. E ha schippato proprio le carte Shizu, che hanno, vabbè, rivoluzionato un meta, distrutto 4 mesi il gioco e tutte queste cose qua, che poi supportavano il suo mazzo preferito, che lo rendevano forte. Ma oh, vabbè, mica questa dietro a tutto. Sì, sai, tra manga è solo il meta. Ogni tanto, sai, quando forse ha fatto i tornei e Tieri Shizu non se l'è mai beccato contro. Reazione, preda pianta e replica del mago. Due pacchetti alla fine, necrodrago. Richiamo pendulum, toro, 3 per maledizione del vampiro, obbligatoria, al bacio, perfetta così. E uno... per forza. Per forza. È obbligatoria. In tutti i mazzi staple. Categorica. Sì, sì. Meglio della triple hash. Che fai, ne privi? Per concludere. Ci vuole anche il 3 per di... Abbiamo utilizzato tutti i meme dell'internet. Manca daje Roma daje e siamo a posto. Dai, TTT, per forza. Ci vediamo un attimo. Eccola. Talento triple. Cosa potevo chiedere di più? Almeno ha apprezzato la carta. Grande Mangaka. Esatto, grande, sì, ci sta, ci sta. Cavaliere dell'incubo Cerbero. Come? Sculato come niente. Bella carta. Assolutamente. Bella lui carta, non lo sa, è stato veramente sculato. Nell'eroe. Allora, se quelle carte valessero quanto valevano all'epoca, oggi si è ripagato probabilmente il case e ci ha guadagnato anche qualcosa. È andata così. Stratos facevo le peggio cose. E per concludere, Shiranui, solitario. Bello però. Con Stratos. Non ho fusione istantanea con Stratos? Con Hero Live. Non ho capito. Vabbè, ignoriamo questa cosa e io prima di chiudere questo video andrei a vedere la sua ultima opening, perché te ne privi dell'anteprima mondiale del set più incredibile del mondo, che devo dire queste cose perché altrimenti per Battle of Legend io non lavorerò con Konami. Esatto. Esatto, quindi... sì, il set più bello che c'è. Sì. Ciao a tutti e bentornati sul canale con un nuovo... Premetto che sembra invecchiato dai 10 anni. Poverino, mi sa lo stress del lavoro.
No, no, adesso, no, io mi preoccupo per la sua salute. Non si sa che fa la fine di Togashi. Fa come tutti i mangaka, gli esplode il cuore, muore giovane e finisce nella leggenda. No, 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 si scherza. Si scherza, signori di YouTube, Twitch e signor mangaka. Vi propongo che la stimiamo tanto e vorremmo fare un video insieme. Assolutamente. Yu-Gi-Oh! Oggi abbiamo i sopravvissuti selvaggi, ma in realtà il vero motivo per cui lo stiamo aprendo. Il vero motivo è che dentro ci sono i supporti hamburger affamato. E noi vogliamo assolutamente montare quel mazzo. Mitch, se te lo compro tutto, forse me la porti una decklist sul canale? Non mi fate sta con la merda. A breve decklist del mazzo hamburger affamato. E si perde un altro pomeriggio. Tra l'altro qua, oltre alle varie ultra, super e tutto quanto, potrebbe esserci anche la rara da collezione. La rara da collezione in italiano denominata collector. Se provi a ridirlo un'altra volta, mi taglio le vene. Grazie. È come dico, oh cazzo, italiana. Incredibile, ho sbustato la carta fantasma. Se tu dici una cosa del genere, io prendo un pugnale qua e poi mi trancio tutto il petto. Io lo dico per lui. Fanculo agli inglesismi. No, fanculo agli inglesismi. Fanculo alla lingua italiana. Mio padre mangaka. Te mangaka dovete andare tutte e due a Senigallia. Senigallia no. Tanto è sotto l'acqua. Posto. No, cappe no. E chiude nel canale. Certo. A sto giro c'ho qualche dubbio che riesco a salvare il video. Oh, un mazzo dedicato ai francesi. Mamma mia, c'ho brutte esperienze con i francesi. In gita di fine anno ho rischiato il carcere in Spagna. Ma se sono francesi? Per colpa dei francesi. Ah, ok. C'era la gita di fine anno anche di un quinto francese. Avevamo iniziato a tirarci le cose tra il palazzo e ci arrivate le guardie a bussarci in casa. Ci stavano a prendermi un amico mio per farci il verbale. Il prof ha fatto tipo sto atto eroico che si è messo in mezzo tra la guardia e noi, ci ha detto l'ascensore e siamo scappati. Mio padre è Corinaldesi. Se ancora sei vivo, sappi che resterai sempre nel mio cuore. A me è capitato con dei francesi, eravamo andati a una festa, cioè loro sono andati a rubare un trattore e sono finiti nelle vie sotterranee di Macerata. E io cosa ho fatto? Ah, sono andato a ubriacarmi. Cosa cazzo significa che hanno rubato un trattore? Hanno rubato un trattore, sono finiti nei cunicoli sotterranei di Macerata. Il giorno dopo stavano sul giornale. Col trattore. Ha detto, avevano preso un 30 a un esame e volevano festeggiare. Possiamo dire che sanno come divertirsi? Probabilmente, sarebbe stato bello essere con loro. Però, ho deciso di ubriacarmi, quindi... No, io non ci credo, abbiamo avuto la rara collezione. Non è... Gaga incredibile, ha sbustato la collector più brutta di questo set. Solo lei poteva. Almeno, non so se c'è l'hamburger affamato collector, ma se c'è... Lo compro. Vi faccio capire quanto assurdo quello che è appena successo. Che è così rara la roba da collezione che nemmeno va dietro. Cioè qua c'è. Il set completo contiene 35 carte rare, 15 super e 10 ultra. Signor mangaka, le ricordo che non è una prisma. Una prisma esce una ogni due case, quindi ogni 24 box. Questa è in un case, ne possono uscire 4, 3, una roba del genere. Quindi una ogni 3 box indicativamente. Non è così rara. Per questo costa 20 euro. Se fa schifo. Anche un gufo neve ne costa di più. E un gufo neve prisma costa tipo 60 euro. L'hamburger come brilla. Signor mangaka, la foilatura sta ovunque tranne che sull'hamburger. C'è un problema di fondo qua. Aspetta. Comunque... Guarda l'angolo. Digitale. Ma guarda... è smintata? È smintata. In alto a destra è smintata. Però ha preso una botta. Sfiga. Intanto sono a casa della mia ragazza e le slips non mi sono ancora arrivate. Quindi dovrò tenerla lì e starci molto attento durante tutto lo spacchettamento. Sperando che le bustine vengano consegnate. Tranquillo, già smintato, ci ho pensato con la... Signori di Konami, ma tutto l'hanno ristampato. C'è tutto Dino. Comunque, signori di Konami, io mi dissocio da questa affermazione. Non è colpa vostra. È colpa del signor mangaka che probabilmente ha lanciato per terra il box. Visto? Io cosa devo dire? Mi sono acchiappato il box fallato. Senza la secret. Non è vero. Se ci fossi stato io al posto di mangaka, non ero così irrispettoso nei confronti dei vostri regali. Anzi, avrei slivato la carta subito. E venduto. Backstory in descrizione. Adesso sono un venduto. Comunque io non credo sia necessario adesso guardarci tutto il video perché... Tanto la collector, se le vediamo cosa dice alla fine. Sì. Molto piano adesso questa cosa che sto facendo. Spero che in video. Comunque, ragazzi, ringrazio Michele per essere stato qua con me. Ringrazio Mangaka per averci dato la possibilità di fare questi incredibili contenuti. Fateci sapere qua sotto con un commento se volete la reaction a video di Mangaka di Yugi, perché secondo me esce una serie incredibile, non a livello di quella di Anto Show, tranquilli, quelli non mancheranno mai, anche se lui mi ha bannato da Instagram, visto che abbiamo chiesto varie volte mi piace. Se questo video arriva a 100-150 mi piace, andremo a reactare alla persona più cringe che ha fatto video di Yugi, che... Quello di Baia. Dopo di me, io so al top, poi ce n'è uno sotto. E vi dirò di più. Se entrate nel canale Discord che Cap metterà in descrizione. Sì, c'è quello, c'è anche Telegram. Creerà stasera una nuova sezione dove potete andare a proporre
i video da reactare. Assolutamente. Dove potete, questa è una bella idea. Sì, dove potete mettere i link della roba cringe a cui reactare. Non vale condividere i miei video perché quelli li ho già visti tante volte montandoli e ci ho fatto apposta a renderli cringe, quindi non serve. Detto questo ragazzi, state easy e noi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.